Fabrizio Corona in macchina nell'area pedonale, ne ha combinata un'altra, esclusivo in auto, in pieno centro a Milano, dove non si, il settimanale Oggi in edicola pubblica le immagini esclusive dell'ennesima bravata. Fabrizio Corona ne ha combinata un'altra, lo dimostra il settimanale Oggi in edicola, che pubblica in esclusiva tutte le immagini della sua vettura. Con lui a bordo, che attraversa l'area pedonale di Sant'Ambrogio, a Milano, guida è lei fidanzata. Il settimanale Oggi in edicola pubblica le immagini dell'auto con a bordo Fabrizio Corona e con alla guida la sua fidanzata Silvia Provvedi, che va avanti e indietro sul vialetto pedonale di piazza Sant'Ambrogio, a Milano. Una zona che dovrebbe essere off limits per le vetture. E invece, tra le panchine, secondo la ricostruzione di Oggi, l'automobile di Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, impossibilitata a percorrere la via carrabile a causa dei dissuasori mobili, sarebbe passata dal varco prospiciente la Basilica per imboccare la strada pedonale, tra le panchine. Rimanendo poi bloccata, al fondo, a causa dei paletti che impediscono l'uscita nei pressi della caserma della polizia, vicino all'Università Cattolica. Vicino a San Vittore, Silvia Provvedi, a quel punto, avrebbe fatto manovra per tornare da dove era venuta. Insomma, Fabrizio Corona in grave contravvenzione e paradossalmente, prigioniero, dei paletti, a poche centinaia di metri dal carcere di San Vittore. Ne ha combinata un